amiciunderblog.it, ciao a tutti Alessio. Nuovo giro, come dire, altro giro, altra corsa. Andremo oggi a vedere un ulteriore gioco. Creato inizialmente per Nvidia Tegra 2, quindi per processori, per tablet che montavano il processore Nvidia Tegra 2, Gorilla Bob THD, come la sigla fa riferimento, Tegra. Possiamo scegliere se giocare come single player o multiplayer, poi abbiamo le opzioni per la musica, il sound, i credit e lo show pazzo. Per vedere il punteggio online, e basta per uscire. Andiamo a provare la sezione single player, Load Game, New Game, Load Game perché ho fatto un po'. Ho giocato un pochettino. La videocamera non apprezzate sicuramente il display di questo Nexus 7 che è veramente favoloso. La fluidità anche in questo gioco è veramente pazzesca. Cioè non c'è completamente un ritardo, uno scatto. Niente completamente. Strano, l'applicazione è andata in crash, andiamo a riprenderla perché non era mai successo. Può capitare. Il bello della diretta. Andiamo velocemente. No, log game. Ok, eccoci qui nuovamente. Come dicevo, gira veramente perfetto. Dobbiamo distruggere queste capanne, comunque tutti coloro che ne fanno parte. Ci stanno facendo morire come se niente fosse. Ecco, uccisi. Perfetto. Andiamo avanti un pochettino. I comandi rispondono abbastanza bene. Possiamo scegliere di mettere in pausa e ricominciare la partita, ritornare alla partita, salvare e uscire o di nuovo nelle opzioni. Facciamoci gli ultimi 2 minuti di gioco, perché ci stanno per uccidere di nuovo. Ecco qua, come ho detto. Abbiamo però 5 vite prima di finire completamente la partita. Ecco morti nuovamente, andiamo avanti, ce ne freghiamo di questo che ancora è qui. Chissà che ci è costato caro. Facciamo uccidere nuovamente tanto ormai. Va bene così. Niente, questo è un altro gioco che vi consiglio assolutamente di provare sul vostro tablet. Comunque non per forza deve essere un Nexus 7, ma sapete che sul Nexus 7 funziona perfettamente. Ovviamente esiste anche la versione non Tegra, quindi per tutti gli altri dispositivi che non montano processore Tegra 2 barra Tegra 3, come detto, in questo Nexus 7 gira a meraviglia. Per adesso è tutto, alla prossima video recensione, come sempre seguiteci sul blog e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!